conoscenza delle squadre avversarie, che non sempre sappiamo bene come sono formate questi ragazzi giovani che magari tante squadre hanno, a che punto sono anche della loro crescita. E quindi ci siamo prefissati l'idea di giocarcela partita per partita, di considerarne una alla volta. Poi magari tra 6 mesi, 7, magari sarà anche il caso di fare due conti, speriamo. Però adesso ogni partita è come veramente se fosse l'ultima e decisiva, e quindi le stiamo preparando e ce le stiamo giocando così. Di solito i miei inizi di stagione sono sempre stati un po' più un po' meno brillanti, però la squadra, onestamente, quando poi la squadra parte bene, quando i risultati vengono, tanti meccanismi in modo automatico si innescano. E sì, sembrano 12 partite in meno, sono tantissime. Esatto. Però continuo a tornare sempre sul solito discorso: nell'ottica di guardare partita per partita, le 30 partite ti fanno ancora, secondo me, ragionare meglio in punto in quest'ottica, nel senso. Esatto, sì. Però quindi non bisogna fare calcoli se non fino a quando magari saremo, si spera, tra 7 mesi lì a lottare per qualcosa. Allora uno magari comincerà a valutare anche il punto piuttosto che i 3 punti, se piuttosto che perdere. Però secondo me in questo momento noi abbiamo le possibilità, le qualità di giocarci ogni partita per vincere, quindi è l'obiettivo di ogni settimana, e ogni partita la giochiamo in questo modo. L'altra sera l'atmosfera e l'entusiasmo sembrava quello delle serate migliori della Serie B. No, vabbè, la Reggiana è una squadra anche con delle buone individualità e soprattutto un insieme di giocatori mediamente giovani che appunto porta entusiasmo, porta vitalità, magari non per tutti i 90 minuti, ma sicuramente per gran parte della partita. La giovane età porta grande dinamismo, grande corsa, quindi noi dovremmo essere bravi a saper fare le nostre cose, sapendo che comunque le nostre qualità devono durare 90 minuti e quindi sfruttare sicuramente le nostre qualità anche nei momenti in cui loro sicuramente avranno dei cali. Come l'hai visto tu nella scorsa annata? È stato, da quanto ho sentito, anche uno dei migliori nelle passate giornate. Sì, Ragazzi, questo è un qua. ragazzo giovane che l'anno scorso, in una stagione travagliata, comunque ha avuto in alcuni momenti la possibilità di esprimere le sue qualità. L'anno scorso era difficile, credo, per qualunque giovane mettersi in risalto. Lui, secondo me, ha grossi margini di miglioramento, qualcosina di buono l'ha fatto vedere anche l'anno scorso, credo che abbia ancora dei passaggi da fare, però è un ottimo giocatore, con delle qualità soprattutto sia fisiche che tecniche, che gli permettono in questa categoria, secondo me, di essere molto pericoloso, quindi dovremmo stare molto attenti.